Ho aggredito i vicini urbani, non lo so, che dice che ho, non lo so, una serie di cose per le quali sono curioso e parlerò col magistrato, poi vedremo. Sì, sì, no, volevo dire, ho visto che qualcuno mi accusa di aver aggredito qualcuno, quindi non riesco a capire, c'è un video, quindi ne parleremo, ma d'altronde io ho sempre detto in maniera molto chiara che non mi fido della magistratura. E continuo evidentemente a non fidarmi, c'è poco da stare a chiacchierare. Detto questo, parleremo, vedremo e capiremo. Quando le hanno notificato? Se le hanno notificato? Ma me l'hanno notificata stamattina, d'altronde ci sono delle immagini, dei video. Anzi, io penso ancora di essere stato aggredito. Infatti, il prossimo che mi aggredisce si becca anche una testata nei denti. Addirittura ho letto su questa cosa che ho continuato a fare queste situazioni. Non lo so, penso che qualcuno, secondo me, in magistratura dovrebbe cominciare a fare veramente il magistrato. Adesso lo voglio scrivere anch'io un libro, poi alla fine. Questa Italia così non mi piace, è pericolosa questa Italia così. Molto pericolosa, ma non per me, per gli altri. Sì, prego. A proposito di magistratura, può spiegarci cosa è successo nel documento di Masselli? Lì siamo, finalmente potremmo dare alla magistratura di Terni qualcosa per indagare sul serio. Successo niente di particolare, è stato prima protocollato un documento che ci siamo opposti, mi sono opposto e ho detto, vabbè, se lo deve consegnare il consigliere lo deve fare personalmente, perché chi lo sta consegnando non ha in mano una delega, quindi è come se domattina qualcuno dovesse partire per ritirare le mie dimissioni, cioè serve una certa regolarità. È venuto Masselli, abbiamo tutti preso atto, qui eravamo una trentina, 40, 50, 60 persone, che Masselli ha preso il foglietto di carta che c'era, l'ha stracciato e l'ha buttato nel cestino, dopodiché ha riscritto tutto il foglio di carta e lo ha firmato. Le calligrafie sono completamente diverse, ma comunque poi, dato che la magistratura ha tanta voglia di lavorare su politici strani, vedrà cosa Cecconi ha fatto, punto. Così, dato che evidentemente quella storia riguardava anche Cecconi, mettiamo un altro terzo capitolo. È difficile rompere i coglioni a me, sì. Arrivederci. Grazie mille.